Carpenteria Metallica Centese, azienda leader nella lavorazione del metallo. Lavori di carpenteria metallica, taglio a laser, piegatura, punzonatura e roditura in CNC, con la massima precisione e qualità. Tanto lavoro, ma anche tanta passione. Via Nazario Sauro, numero 3, telefono 051 683 5851. Impresa Merighi 100, opere d'urbanizzazione, asfalti e pavimentazioni autobloccanti, impianti fognari e depurazioni acque, via Stradellazzo numero 3, telefono 051 683 6103. Merighi, tanta passione per il lavoro sempre a canestro. Studio Fava, commercialisti e avvocati. A 100, in via della Canapa 54. Non basta essere dei campioni. Per vincere serve professionalità, disponibilità e cortesia, qualità dei servizi e dei prodotti. Cercolor, a Finale Miglia, è tutto questo: pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, stufe e accessori per la tua casa delle migliori marche. Cera Sarda, Panaria, ABK, Cotto d'Este, Italgraniti, Porcellanosa, Glam Stufe e Camini e tanti accessori. Il fondatore Andrea Filippini e lo staff di Cercolor sapranno consigliarti il meglio per la tua casa. Per investire i propri risparmi non serve solo audacia e votarsi alla divina provvidenza perché ce la mandi buona, ma serve conoscenza del mercato e conoscersi emotivamente, dato che in molti casi l'emotività è responsabile di scelte poco efficaci. Per la conoscenza del mercato, come spiega Carlo Malaguti, direttore commerciale di Cassa di Risparmio di 100, Caricento ha messo in campo da anni uno staff di tecnici e conoscitori del mercato finanziario che fanno della Banca Centese un istituto bancario di primo ordine nel panorama italiano, dove il cliente è sempre posto in primo piano. Stasera, quando questo salone si anima e ci sono un po' di persone che entrano, di clienti che entrano, è sempre molto bello e piacevole per noi perché ci piace condividere le cose. E quindi ammetto che vi saluti, diciamo, di casa e qualche considerazione su quell'incontro che faremo oggi. La Cassa di Risparmio di 100, il cliente è al centro del nostro mondo. E sempre più, e chi ci segue credo lo stia vedendo, pensate che Cassa di Risparmio di 100 dal 1859, la seconda filiale, dopo questa, l'ha aperta nel 1922, quindi 63 anni dopo. Quindi, comunque, anche questo vi dice, me la dice lunga su come la Cassa ha sempre fatto i passi non più lunghi della gamba. Ha sempre cercato di fare le cose meditandole bene, nella maniera corretta. Oggi perché abbiamo organizzato questo incontro? Perché crediamo di essere una banca viva, che ha delle cose da dire, una banca che guarda al futuro, una banca che vuole condividere con i suoi clienti, con i suoi colleghi, un po' le cose che fa. E quando ci sono delle eccellenze, come in questo caso il professor Legrenzi, abbiamo tenuto ad allargare questa cosa, diciamo, un po' alla platea. Per spiegare l'emotività, Caricento ha invitato Paolo Legrenzi, un luminare della psicologia finanziaria e comportamentale. Paolo Legrenzi, psicologo, professore emerito dell'Università Ca' Foscari di Venezia, molte pubblicazioni a suo favore, ultima, Perché gestiamo male i nostri risparmi, edito dalla casa editrice Il Mulino, presentata proprio a 100 durante
il convegno dal titolo Razionalità ed emotività nelle scelte di investimento, dove il professor Legrenzi, introdotto da Lucia Landi, che ne ha tracciato il profilo professionale, aiutati in questo dalla sua conoscenza personale del professore. Professore emerito di psicologia all'Università Ca' Foscari ed è un personaggio di fama internazionale per quanto riguarda la psicologia cognitiva, che è una branca molto interessante e che ha unito il sapere della psicologia con l'economia e quindi con tutta la finanza comportamentale. Professor Legrenzi è stato uno dei primi in Italia, io ho avuto la fortuna di conoscerlo in un altro istituto bancario quando erano stati organizzati dei corsi sull'intelligenza emotiva. L'intelligenza emotiva è la capacità di riconoscere, gestire e comprendere le nostre emozioni. Che in base ai suoi studi ha tracciato un profilo del risparmiatore italiano bifronte, come ci spiega nella nostra intervista a fine convegno. Professore, il risparmiatore italiano è un buon risparmiatore emotivamente parlando? Questa domanda ha una risposta doppia. È un buon risparmiatore emotivamente parlando, nel senso che è abbastanza frugale e non si fa tentare da consumi frivoli, ha una prospettiva a lungo termine, risparmia per la sua famiglia, per i suoi figli, da questo punto di vista è buono. È meno buono invece se si pensa a come gestisce, cioè cosa fa dei suoi risparmi. Quello che fa dei suoi risparmi invece è meno buono. Ha dei portafogli, cioè ha messo i risparmi in maniera un po' sbilanciata. Quindi ci sono due risposte. È buono nel senso che è una persona morigerata, con una prospettiva temporale lunga, insomma ha risparmiato molto. Il risparmio degli italiani è superiore a quello dei tedeschi o dei francesi, delle famiglie italiane, mediamente parlando. Le destinazioni a cui invece questo risparmio è stato devoluto, collocato, cioè il modo in cui è investito questo risparmio, sono meno buoni. E questa è la grande sfida di oggi. Grazie. Professore, un'altra ultima domanda. Col 1 gennaio 2016 il rapporto tra banca e cliente è cambiato con l'introduzione del bail-in. Ecco, un suo parere su questo fronte. Come dicevo nel corso di questa conferenza, questo grande cambiamento deve farci prendere coscienza, come in molti altri domini della vita, non tutte le banche sono uguali. I media, la stampa spesso non ci spiega questa differenza. Per esempio, usando un criterio molto banale, che è il rapporto tra capitale e crediti deteriorati, cioè i soldi che abbiamo prestato e che le persone a cui abbiamo prestati non ce li restituiranno, è un indicatore molto importante della solidità di una banca. Questa banca, per esempio, è una banca solida, il suo rapporto è circa 50, ci sono banche di medie dimensioni paragonabili a questa con un rapporto più di 100. Quindi i clienti devono imparare a distinguere le banche. Mediamente il pericolo dei bail-in è molto inferiore a quello che le persone pensano, perché le persone pensano che il bail-in serve per addebitare gli sbagli ai clienti e salvare invece i dirigenti e i proprietari delle banche. Non è così, la responsabilità di una mala gestione continua come prima. Però è anche vero che in realtà un cliente consapevole della banca a cui si rivolge sarà un cliente a cui certe cose non succedono. Il convegno, avvenuto nel salone di rappresentanza della Banca Centese, di fronte a un numeroso pubblico e interessato, tra importanti quadri alle pareti e stucchi di pregio, come i bellissimi cassonetti decorati del soffitto del salone, che fanno di Palazzo Rusconi, già di proprietà dei marchesi Rusconi, nobile famiglia centese, una delle più belle sedi bancarie italiane.